un saluto insieme a Loris Capinelli. Ciao Loris. Eccomi qua di nuovo. È sempre un piacere salutare Loris Capinelli e parlare con Loris di tennis, che ne sa più di chiunque altro, nel senso che ha vissuto sempre con i giovani, sempre sui campi da tennis, ha avuto due figli che hanno giocato a livelli nazionali ed internazionali, e quindi Anna Maria e Bruno, che saluto. Ma Loris, volevo dirti, intanto ti abbiamo chiamato due o tre volte e non avevo risposta, e poi ho visto un tuo diciamo un ragazzo che ti conosce, mi diceva che Loris si è preso una broncopolmonite, perché io ho saputo il perché, perché Loris alle 10 di sera stava seguendo dei ragazzi. E insomma, Loris, ma non finisci mai di sto tennis, non ti ha stufato? No, per carità, sempre finisce il tennis, è finito tutto. Se non mi dispiace di aver preso quella Berta e la butta a botta, perché però è stato molto utile. 94 anni, vai. È stato molto utile. Che cosa ho fatto io? Mi sono visto tutto il tennis che possono dare in televisione. Da Sky al nostro nazionale. Vabbè, ma è Mondo di Esse, ci sei andato. Cioè, Mondo di Esse è quello, il nostro, questo è la, non nemmeno parlarne. Comunque mi sono visto il tennis moderno. E devo dire che quello che dicevamo noi qualche anno fa si sta verificando adesso. Cioè, quell'odio verso le donne che giocavano la palletta di qua e di là, picche e pacche, non esistono più. Esiste la donna come tennista, che è identica a quella dell'uomo. È come la donna che gioca al calcio rispetto all'uomo che gioca al calcio. Avrà più o meno potenza, ma le abilità sono quelle. E ho visto una grande fisicità hanno acquisito, no, le donne. Ce l'hanno sempre avuto, sono migliori di noi, eh? Le donne sono migliori di noi, bisogna dirlo, su. Però vedere il sacrificio che fanno quando giocano. Ho visto delle finezze che le donne prima non esistevano. E io qui vado a un ricordo lontano, permettetemelo dirlo. Chi? Che mia figlia, la prima volta che incontrò una grande tennista, fu la Lea Pericoli. Mia figlia doveva andare a scuola. Al Canottieri si faceva il primo torneo libero, cioè che si passava dalla terza alla seconda, secondo un tabellone e i qualificati. Addirittura. Arrivò mia figlia, che aveva 15 anni, non la mandai mica a scuola, essendo io professore di scuola, dico, a scuola non ci vai, la scuola 2 è quella. E la portai ad allenarsi la mattina per poter giocare poi. E vinse, si qualificò in seconda, dalla seconda passò al tabellone grande. Chi incontra per primo? La Pericoli. La mia felicità fu enorme, la sì. Numero uno d'Italia, che gioco con mia figlia. Bene, bisogna essere padri di un campione o di un campione, o di uno che tenta di essere un campione, per poter sapere quello che Hai provato tu. Certo. Raccontaci allora. Lea Pericoli, insomma, beh, noi sappiamo che oltre a una bellissima donna, elegantissima, non disdegnava il pallonetto. Non disegnava, ma lei impostava, perché lo impostavano gli altri. Lei si adeguava. Tu fai il pallonetto, io lo faccio meglio di te. E via via. Io a mia figlia gli ho detto, il primo pallonetto che ti vedo fare alla Pericoli, tu esci dal campo. Perché? Perché la regina del pallonetto si chiama Pericoli. Quindi tu non t'azzardare. Tu devi giocare a tennis come ti insegnano o ti ho insegnato io. E devi battere e scendere, ma quello è quello che voglio. Vuoi vedere quali limiti avrai te? Tu sei una bambina, quella è una campionessa, che vuoi fare qualche game con lei? No, tu prova a vedere cosa si sente. Allora io, non c'erano i maestri, io passavo da una parte all'altra secondo dove batteva mia figlia. Sì. E le parole che dicevo, scendi, dai, forza, adesso scendi. E lei tentava di farlo, qualche volta riusciva a fare una volée, qualche volta lo smash, ma per l'80% delle volte veniva trapassata, no, passata. Dietro c'era l'entourage del Canottieri, fra l'altro c'era il grande Nicola? No, un giornalista. Tommasi, il quale, parlando con gli altri, ma guarda sto matto, fa scendere con la bambina qua a Pericoli, e guarda, andavo dall'aula e sentivo le stesse parole. Proprio questi genitori non capiscono niente, patapim, patapà. A un certo mi sono rivoltato e gli ho detto, non se lo ricorderà, spero di sì, tu dei tennis, dico, di pugilato ne capisci tanto,
ti seguo, ma di tennis poco. Ma che vuoi che faccia con pericolo? Tommasi ha detto questo. Sì, ho detto a Tommasi rivoltandomi a lui. Ma come il numero uno insieme a Clerici del ma fra l'altro è bravissimo. Ma lo odiava il tennis femminile allora. Quel tipo di tennis non lo sopportava. Ah, ecco il perché. Nessuno, neanche Clerici, nessuno. Quando c'era un incontro femminile era per loro una noia. Ed era una anche noia. Anche quando giocava Lea. No, ma, ma si portavano tutto sul piano suo, per, è logico che annoiava. E da qui io continuavo a farglielo fare. Risultato, quando entrarono negli spogliatoi, la Pericoli disse a mia figlia: brava, mi hai fatto divertire, non hai fatto la solita bambina che vuole giocare con me a pallonetti. E Anna Maria è diventata campionessa d'Italia. Non solo, ma la chiamarono in nazionale perché era l'unica che sapeva fare il doppio. E lo fece con Barazzutti. Con Corrado. A livello giovanile, parliamo di under 18, ai tempi, contro l'Austria, me lo ricordo. Certo. Contro l'Austria, quindi una grande soddisfazione. Insomma, questo professore di matematica, Loris Capineri... Ingegneria e via via, dai. Di ragioneria? Ragioneria e mercato... Compudisteria, anche quella ci mettiamo. Vabbè, comunque certamente una grande passione ha portato Loris Capineri su tutti i campi d'Italia a come si posso dire, a dire la sua, perché Loris non è mai stato in un club dove non c'è stato un campanello di persone intorno, dove non è iniziata una discussione. Potevano essere anche disaccordo con Loris, ma certo è che volevano parlare con Loris, no? Ma io con la 500 feci il giro d'Italia partendo dalle Marche, da Pescara, e poi andando verso la Romagna, Emilia, Lombardia, Piemonte, Genova, Roma, tutto il giro che faceva la federazione, in parte glielo faccio fare io, e con la 500, sai quante volte abbiamo bucato con la 500? A me scende tutte e due con queste borse, questa povera ragazzina. Canna Maria, che grande. Lei mi sopporta, adesso me lo dice però. Che mi sopportava. E certo, perché qui dovete sapere che quando io ho conosciuto Loris non si riusciva a trattenere. Ci poteva essere il maestro più bravo del mondo, ma Loris, come il maestro, usciva, entrava dentro e iniziava la sua lezione. Una lezione fatta, cioè una lezione che era quella, cioè tu devi fare esattamente quello, tu parlavi con Anna Maria e voglio dire, doveva fare quello che dicevi tu. E che cosa gli dicevi a Anna Maria? Tu devi giocare d'attacco, non puoi giocare stando dietro, non hai le caratteristiche della pazienza. Cioè, ci sono dei caratteri che non sanno capaci, non hanno lo scatto in avanti, vedere la palla prima, però hanno molta pazienza, rimangono dietro, si creano un loro tennis, però hanno quel limite lì, e per me è un limite, anche se poi diventano campioni, intendiamoci, perché abbiamo gli esempi in Italia, grande il primo numero, Barazzutti è stato il numero uno mica in Italia, solamente è stato il numero sei del mondo, non è che stiamo a parlare di... Come no? Però era il suo gioco e andava avanti così. Però a lui piaceva quando si allenava molto spesso con Anna Maria, poiché erano la stessa età e stavano tutti e due al tennis Evor, si allenava scendendo a rete con Anna Maria, perché Anna Maria non gli dava pensiero, gli dava lo stress per il fratello, e lui si divertiva così. Poi però in partita non lo faceva. Certo, quindi Anna Maria, una ragazza impostata sul gioco d'attacco. Loris Capineri. E quindi questa è una cosa bella, Loris ovviamente ha parlato di Anna Maria, questa ragazza che ha costruito da zero, e ci vediamo nella prossima, chiacchierata con il grande prof Capineri. Ciao Loris! Ciao a tutti e all'attacco tutti!